Allora, Riccardo parlava dei 40 anni della storia del carnevale, della storia della nostra associazione che è nata nel 1979, grazie al mio papà, che nel 79 ha fatto il primo calo che si chiamava Amore in periferia. Poi, fino ad oggi, abbiamo fatto 40 anni di storia, abbiamo fatto cioè 40 cari. E dal 2012 è diventata Associazione Culturale Ardizzone, prima si chiamava Candiera Ardizzone e poi l'abbiamo portata in Associazione Culturale Ardizzone. E proprio quest'anno facevamo 40 anni di 40 anni di compleanno, il 40esimo compleanno, e ci abbiamo dedicato un caro noi stessi. E avanti c'è un personaggio molto allegorico, grottesco, un vecchietto, su una macchina del tempo, con il casco, che ritorna indietro negli anni e racconta la fiaba del nostro cantiere ai bambini che sono vestiti da vestiti tradizionali che ormai non ci sono più, che come quello giallo è Puccinella, questo è Giunduia, l'altra parte c'è Lecchino e quello non, ora non ce l'ho in mente, però ha un nome. E poi c'è il cinema Carnevale con il leone della Metro Golden Mare, che sono da lato. Sì, che ogni anno il caro è come una pollicola, no? Questi sono i cantieri, ne esce una pollicola nuova dei regali, infatti i bambini sono sotto della pellicola. E ogni pellicola c'è un caro della nostra storia. Poi ora, non lo so se tu lo vedrai, ora non te lo posso fare vedere, c'è un drago che ogni anno, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, abbiamo reagito sempre con la forza del drago. Poi ci sono, lateralmente che escono, ci sono le mascotte del Carnevale 10 Reale. E poi dietro sale Re Bullone che dice divertiamoci e Facciamo qualche festa. video. Siamo proprio dentro il carro, c'è tutta la struttura di ferro e poi la carta, polistirolo, cartone. Ci arrivo e diciamo la testa. La scala c'è andata. Entrano. E poi dietro c'è la corona. Ah, basta, basta. Ancora manca la corona, no? Qua siamo con la corona così i fili della luce che se altezza sono 80 saranno 7 10 7 20 per poco a 40 cm. Però prima di alzarsi il Re Burlone c'è il drago.
cattedrale 10 reali. Vabbè, campanile, di dietro si vede, tutte le luci come le devono al centro, no? Perché anche in base all'esibizione. Ogni stella è l'anno che avete vinto? Sì. Vedi, queste meccanismi che c'hanno. Questi motori, sul tetto. Sono delle carrucole. In effetti tutti dicono i cari di cartapesta, i cari di cartapesta, ma in effetti la procedura esatta si dice carta calco, perché non sono carta di cartapesta, sono fatte sempre di giornale, ma la procedura esatta si dice carta calco. Però ti spiego la differenza tra la procedura della cartapesta e la procedura della carta calco. Ovviamente la cartapesta è quella piccolina, prese un foglio di giornale tipo così, viene strappata, viene messa nell'acqua e poi viene macerata e poi viene strizzata, viene messa ad asciugare e poi si mette con la colla. Invece quella che facciamo noi si chiama procedura carta di giornale, carta calco. Praticamente noi usiamo molti stampi e facciamo carta di giornale strato su strato, facciamo due strati, facciamo due passaggi diversi, tipo uno è qua che è il 24 ore che è tipo giallino e uno bianco per distinguere i passaggi. Facciamo un passaggio da questo da 3 e questo da 5. E poi facciamo noi la colla con un prodotto naturale che è acqua e farina. Mettiamo a bollire dell'acqua, poi mescoliamo a parte la farina con un po' d'acqua e facciamo una pastella. Quando l'acqua bollisce ci buttiamo la farina e la mescoliamo e viene la farina e viene la colla. È la migliore colla che c'è. È stata fatta ieri, però come c'è caldo asciuga oppure diventa acida con il frutto caldo, perché qua però basta che tu mettiamo un po' di aceto e non poi sente più la puzza. Se tu vedi qua, di dentro è bianca e di fuori è rossa. Prima un passaggio a 3, quando è più morbida, quella rossa è più morbida, e poi questa qua bianca serve di consistenza. Un altro passaggio, due passaggi si fanno. Non puoi dare direttamente 8 strati di carta, perché prima di tutto ti viene male a strapparla. Quella è più resistente, perché quella è pressata. Per quei passaggi là, con quella là si fanno tipo le statue, mettiamo dei presepi, delle cose, perché poi come tu la presti anche prende molto dettagli, ma anche per fare più piccoli. Tu per fare un garo di questo con la procedura della carta pesta ci vogliono 4-5 anni. Certo, questa comunque la rimborzano di dietro, ci mettono vengono una tagliatura in ferro, ci mettono un telaio di ferro, ci mettono la schiuma poliuretanica, sì, per riempire, per fare spessore, per essere più resistente.
Ah, ma però non tutto viene fatto con lo stampo. Mettiamo questa qua, è stata fatta in polistirolo. Il 70% del carro è modellato prima in argilla con i stampi. Mezza testa, no? Poi c'è la parte di dietro e poi la unisco. Vedi, c'è la struttura di ferro. Queste che sono? No, queste sono dita. Ah, dita addirittura, sono qualche mano più grossa. Poi fanno la colata di gesso. Le asciuga. Si sforma, vedi? Lo esco. E poi le unisco. Io penso che questa è la parte. Sono in due, no? Sono il piattro strato di carta di fuori.